La storia della mia vita in questo quartiere ridente alla periferia di Milano. Viverci negli anni 90 ha avuto conseguenze positive, tutto sommato. Ci siamo persi tutto, o meglio, ci siamo beccati gli scampoli degli anni 80, con l'eroina, le siringhe nel parco. La gente forse faceva ancora la spesa dai fruttivendoli, dai macellai, beh, insomma, c'erano più cose da fare, o forse meno. Purtroppo siamo tutti affetti da questa patologia che è la quotidiana consunzione dei ricordi. E ricordare a volte diventa davvero difficile, soprattutto quando non dà importanza alle cose, o meglio, in quel momento non gliene dà importanza, però insomma succede che tipo io non giocavo mai al pallone, per esempio, e qua siamo in un campo da calcio. E ci ritroviamo di nuovo qui, seduto sotto gli aranceti della Tiburtina, a brindare alla quotidiana consunzione dei ricordi. Tracollando giù, tra bocchetti, sigarette, cosa vuoi di più? Mentre la vita ti moriva addosso e tu credevi di essere quello giusto. Ora non ci sei più, ora non ci sei più. Io non credo in niente, credo nelle partite di pallone giocate su una spiaggia tra bambini che non si conoscono e non si conosceranno mai in futuro, ma sono amici e tutto questo li rende felici, incredibilmente amici di momenti, solo di attimi che passeranno veloci come una palla che rotola senza meta sulla spiaggia di Carcavelos. Qua per terra ogni tanto si trova qualche siringa, però forse più nel vivaio, nel senso, credo fosse una cosa abbastanza normale a fine anni 70. Io abitavo là. Cosa mi ha dato questo quartiere? Una patente di guida, qualche amico che è rimasto, pochi amici che avevo in quartiere, la 57, le torri rosse, mi ha lasciato questo mi ha lasciato.